Nel calcio le bestie nere esistono e come, il Teramo ne ha due, una squadra, l'Aquila, e un giocatore, Salvatore San Domenico. Se queste si materializzano insieme è quasi scontato che per i biancorossi si materializzi una sconfitta. Così è stato questo pomeriggio nel derby del Gran Sasso giocato al Bonolis. L'Aquila per la terza volta consecutiva ha battuto il Teramo e a segnare ai biancorossi per la terza volta consecutiva è stato San Domenico. Insomma, la cabala più forte di un primo posto in classifica che sembrava blindato. Vivarini deve fare di necessità virtù, soprattutto in attacco, con le assenze di Bucchi e Donnarumma e con Fiore e Amadio acciaccati. Zavettieri ha avuto pochi giorni per preparare la gara, ma gli sono stati più che sufficienti. Primo tempo brutto, dove l'Aquila riesce a imbrigliare il Teramo, che resta sempre molto basso e non riesce a costruire occasioni da gol. Se si fa eccezione per qualche tiro dalla distanza e un paio di punizioni, c'è poco da raccontare, se non dell'ammonizione di Mancini, sarà importante, che arriva al 44esimo. Per il resto è aria fritta, la ripresa è di tutt'altra pasta, gli avvisaglie si vedono da subito, dopo tre minuti infatti Di Paolo Antonio su punizione prova a dare una scossa, ma la prima palla gol della partita arriva al quarto, a dire il vero ne sono due consecutive, San Domenico comincia a prendere la mira ma Tonti gli dice di no deviando in angolo, sulla battuta il colpo di testa è di Perna che sfiora il gol. Al 14esimo l'occasione che potrebbe cambiare la gara, Mancini commette fallo di mano fermando una ripartenza del Teramo, secondo giallo e rosso conseguente. L'Aquila in inferiorità numerica comincia a soffrire un po' il Teramo, Di Paolo Antonio chiama la deviazione in angolo Zandrini, poi al 24esimo proteste teramane per un fallo su Petrella al limite dell'area, vorrebbero il rigore i biancorossi ma è solo punizione, la battuta è di Lapadula, c'è l'illusione del gol ma è solo esterno della rete. Subito dopo la mezz'ora la partita si decide. San Domenico fa le prove generali al 32esimo quando va al tiro di sinistro dalla destra. Conclusione sul primo palo e Tonti para. Un minuto dopo e l'azione è la stessa, solo che questa volta San Domenico tira di destro e sul secondo palo e la palla termina in rete. E il gol partita, il Teramo accusa il colpo, la reazione degli uomini di Vivarini è blanda, occasioni pericolose per Zandrini non ce ne sono e l'Aquila vince il derby, meritatamente, con un Teramo che deve solo prendersela con se stesso e magari con la mala sorte, senza dimenticare ovviamente le bestie nere che nel calcio hanno il loro peso.